Eccoci con il dopo Onda di Gila. Abbiamo detto più volte: trasporti urbani a Sulmona al collasso, con corse a singhiozzo, mezzi obsoleti. C'è un parco mezzi che non è nuovissimo. Gli utenti sono su piede di guerra e hanno minacciato anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Noi ne parliamo con Agostino Di Cenzo, uno degli autisti. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera. Bene, allora una panoramica anzitutto sulla situazione dei mezzi urbani. Come sono questi mezzi? In quali condizioni voi siete costretti poi a svolgere il vostro lavoro? Beh, innanzitutto devo fare una premessa che è doverosa in questo caso, perché in virtù di una norma che regola un po' il comportamento dei dipendenti, io non è che potrei rilasciare, diciamo così, notizie che sono strettamente legate al servizio per cui io faccio Certo, parte. quello che si può dire. Certo, quindi diciamo che parlo più che altro come, non tanto come autista, come un libero cittadino che purtroppo, tra virgolette, paga le tasse e quindi pretende magari anche che si svolgano dei servizi pubblici a mestiere. L'utenza quest'ultimo periodo ha subito delle ripercussioni per questi autobus che passano a singhiozzo, spesso senza neanche un preavviso e quindi con tutte le conseguenze Del che nel caso. caso, sì. Che sono obsoleti, si vedono a vista d'occhio, non lo devo dire io, basta circolare un po' in giro per vedere come viaggia, che sono sporchi, che non sono adeguati al servizio, questo si sa. Si vede, e adesso poi con l'ultimo fenomeno della neve meteorologico le cose si sono aggravate e quindi si vede, non c'è bisogno che lo dica io. Però cosa posso aggiungere? Posso Beh, aggiungere che anzitutto, ecco, da me. quanti mezzi ci sono ora in circolazione? Perché ci sono stati dei giorni dove magari si contavano sulle dita di una mano, no? I mezzi che Sì, alcuni assicuravano. giorni addirittura 4 o 5 turni non hanno potuto svolgere il proprio servizio perché se contemporaneamente si sono registrate delle rotture agli autobus dovute naturalmente non tanto al fatto che sono semplicemente obsoleti, ma perché nel corso degli anni non sono state effettuate le dovute riparazioni, la dovuta manutenzione. Quindi Certo. non è una cosa da addebitare a uno stato di cose attuale, ma è una cosa Beh, che si diciamo trascina una negli vecchia anni. ruggine, no? Che ora è esplosa e quindi ha fatto vedere queste criticità. Ci vorrebbe un nuovo parco mezzi, però bisogna sempre fare i conti con i soldi in cassa. Ma voi che tipo di intervento vi sentite di suggerire agli enti competenti? Innanzitutto l'acquisto di nuovi autobus, magari non tutti di botto, diciamo così, ma saltuariamente, ma occorre, man mano che si presenta l'opportunità di poterli acquistare e soprattutto dal fatto che le entrate in fin dei conti in questo servizio ci sono, perché c'è il contributo della regione, c'è l'entrata della pubblicità che voi vedete benissimo con i loghi affissi sulle fiancate della corriera. Ci sono le entrate dello scuolo, cioè le entrate ci sono, non è che non ci sono, solo bisogna vedere un po' come vengono distribuite poi il rapporto alle spese, quello è il punto. Questo non c'è bisogno di essere autista, non bisogna di essere un Certo, membro, certo. è una domanda che ce la possiamo fare liberamente. E quello che devo dire, quello che poi bisogna è ascoltare un po' il parere degli autisti che sanno come si dovrebbe svolgere un servizio. Quindi dove volete essere presi in considerazione di più? Beh, certamente sì, Beh, questo non giustamente, è stato mai figure fatto ad della hoc. verità e quindi. Ma io ricordo che ci sono stati anni veramente gloriosi per la città di Sulmona, questa all'epoca quando era dirigente la Buonanima di Andrea Doria. E quando assessore era l'avvocato Luciano Angeloni, là è stato proprio il boom dei trasporti a Sulmona, era il fiore all'occhiello del comune. Ci piacerebbe che si potesse ritornare a quei livelli. Va bene, noi nei prossimi giorni torneremo sull'argomento, per adesso ci fermiamo con il dopo Onda TG e grazie ad Agostino Di Cenzo. Grazie a voi, buonasera. Grazie al nostro pubblico, buona serata.